Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, IzzyDapper97, oggi sono qui per un nuovo video. Come vedete qua c'è questa piccola macchinetta, un secondo perché... No, niente. Come vedete c'è questa piccola macchinetta, scusate se laggo un po', però laggerà, non so perché. Oggi c'ho voglia, ah, vabbè, niente, nulla sotto. Come vedete sono qui in questo mondo, ops, perché voglio spiegarvi come si fa fare l'energia dall'acqua. Non me l'ha chiesto nessuno, ovviamente, però io devo fare il video perché devo fare e basta. Allora, ora vi faccio vedere. È questa struttura gigante qua. Qua per me è il modo migliore, che ho rubato da internet ovviamente. Di sicuro chi mi segue aveva già capito da chi. Comunque fa niente, l'ho rubato da Luke. Da Luke, va bene, non è che c'è altro da dire. Comunque, dopo vabbè, comunque ci sono altri modi che magari farò vedere altre volte. Perché ho deciso appunto di iniziare una serie in cui farò o degli impianti oppure delle centrali. Così proprio perché sono fighe. Delle centrali così, degli impianti che ovviamente non mica me li invento io, imparo su internet. Questo metro qua è un metro un po' molto diciamo costoso di materiali perché così e basta. Allora, qui in mezzo potete mettere i cable, che in inglese, come farebbero tutti, ma io se non sono normale metto le battery box perché coi cavi ho visto che mi, come si dice, mi buttava in giro l'energia e non me la prendeva da alcune cose, quindi tanto 30 battery box non è così complicato, diciamo. Vediamo un po' che non mi ricordo manco qui, non ci vuole chissà quanto. Certo, ci vuole di più di sicuro che fare i cable, però. Allora, io la torre l'ho fatta alta 30, volevo vedere intanto quanta energia sta facendo. Già 52.000, è a dir poco tanto. Come vedete ne fa a dir poco tanto. Ho fatto una torre così, come avete visto mentre parlavo, ho fatto questo cerchio qua sotto, cerchio si fa per dire. Ora facciamo così, posizioniamo i watermi sulle due colonne. Ah, poi volevo dirvi che ce l'ho fatta che non serve per techie, però mi sa proprio che non funziona. Allora, come sapete vabbè, Lupolo non fa più video con me nel mio canale, quindi se qualcuno di voi vuole fare, cioè se mi aiuta a vedere un po' come si fa a far funzionare diciamo il server techie, mi andrà bene e aprirò una serie col primo di voi. Questo lo faccio anche per sponsorizzarvi un po' con la gente che magari vuole, non so, farsi qualche iscritto, perché non è che io ne abbia tantissimi. Comunque li ringrazio tutti perché non ho fatto appunto un video di ringraziamento, quindi mi sembrava il minimo aprire un server con qualcuno di voi. Posso aprirlo anche, non so, finché regge la mia connessione e finché regge il mio computer, perché sta per esplodere, diciamo, è una cosa incredibile. A questo momento vi dico soltanto che è caldo. Un attimo, il mio Windows è un portatile schifoso, però è caldo. Aspetta un secondo. Ah, ok, benissimo. È caldo soltanto 52 gradi. No, mica tanto, è solo un portatile. Infatti, di solito lo tengo col ventilatore puntato perché devo ancora comprare. Non ho manco preso il raffreddamento, però comunque, appunto, volevo aprire questo server quindi. E niente, basta. In pratica io riesco a creare il server, metto tutte le impostazioni giuste, almeno da come ho visto su internet giuste. E però appena apro il server, io lo posso farlo anche per non premium, vabbè, sono premium, se siete premium ok, altrimenti proverò a farlo anche non premium, però l'ho provato solo premium, però penso che sia la stessa cosa, posso mettere nelle impostazioni false. Comunque, appena apro il server, come si dice, non me lo fa aprire, nel senso che l'altra gente non ce la fa entrare, io ce la faccio tranquillamente, ma l'altra gente non la fa entrare. Quindi se mi trovate questa soluzione, tranquillamente faremo un server techit, perché con la Luke qua bene non ce l'ho fatta a farlo e varie storie, perché comunque i logistic pipe sono molto utili, però se non li avremo, pace. Niente, farei una serie sulla techit, perché da solo comunque mi annoio, nel senso che io di mondi ne ho fatti una cinquantina. Cioè, vabbè, la cinquantina, la ventina, comunque mi sono buggati tutti, quindi almeno se lo faccio online è un po' diverso, ci si può aiutare, è più facile, così. E posso insegnarvi pure qualcosa di più che nei video, che comunque mi sembra molto meglio comunque fare un server. Poi, volevo dirvi che dall'altra casa, vabbè, adesso sono ancora alla mia prima casa, però come sapete ora sto andando all'altra casa, e all'altra casa però non c'è ancora internet, quindi... Niente, caricherò video come vedete, infatti ora ne sto caricando uno ogni 3-4 giorni, a meno che capita quelle volte che ne faccio uno al giorno, quelle volte che capita. E mo ho fatto un casino. Intanto guardate il video voi che vi faccio vedere come si costruisce questa costruzione a dir poco perfetta. Se volete fare energia, vai.
Comunque, vabbè, sto per mettere la connessione. Comunque, a breve metto la connessione. Perché per vari problemi che ora non so qua dirvi, non ho potuto metterla. Vabbè, lasciamo stare. E poi, notizia ancora più importante: tra poco cambierò il computer. Finalmente prenderò un computer decente. Perché, dato che prima non ci capiamo un cazzo, si sta bloccando tutto. Dato che prima non ci capiamo ancora niente di computer, li compravo così a caso. Tipo il Mac, che sinceramente non è sta grande cosa. Prenderò. Si sta imparando tutto intanto. Guardate che bello il computer. In pratica prenderò non mi ricordo più, Acer. È un computer buono, diciamo, che costa anche non poco. Però per il mio compleanno, che sarà tra poco, ma lasciamo stare. Comunque prenderò un computer a dir poco decente, quindi già lì il server potrebbe andare meglio. Perché come sapete, per i server techie, almeno come credo sappiate, per i server techie è un casino. Ho dovuto sparare un po' di numeri a caso, però per aprire il server, a seconda della vostra RAM, dovete mettere il launcher, diciamo, no? E quindi io non riuscivo a trovare, perché nessuno aveva RAM come il mio, perché il mio dovrebbe avere 4 GB di RAM, il mio Windows. Il mio Mac non lo tocco neanche, perché ha 2 GB di RAM, si imbrocca aprendo Final Cut adesso, quindi non lo uso più neanche, diciamo. Vabbè, comunque. Dovrebbe avere 4 GB di RAM, però c'è scritto 3 GB utilizzabile. Vabbè, quello non mi interessa. Però, come si dice, non funziona lo stesso, perché mi dice se io per aprire un server devo mettere come minimo 512 e come massimo 512 MB di RAM e come minimo 512. Quindi penso che forse sia per quello che non fa entrare la gente nel server, però non lo so, non voglio distorzare. Comunque, intanto sto facendo un misto di discorsi. Intanto, per costruire qua mettete l'acqua ovunque, dovete mettere in tutti i punti. Qui, 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 qui. Allora. Dopo, dato che la Luke pack ormai l'ho abbandonata perché mi si crashano i 2 minuti. Sinceramente, iniziare un mondo dopo 2 minuti buttarlo via, mi ero rotto le palle, quindi ho deciso di lasciarla stare. Quindi sto dando un po' la tech kit mo, quindi appunto aprirò questo server. Oppure se non so se volete voi aprirlo il server, qui non ho problemi. Se volete aprirlo voi il server. Comunque io vi dico soltanto che la sera, è molto probabile che ci sono la sera che la notte e che il giorno, perché appunto di giorno sono all'altra casa, invece di sera fino all'1-2 di solito dovrei esserci. Ecco, mo si sta impallando tutti i frame, perché non lo so. Che cazzo è successo? L'avevo fatto delle esplosioni con le nuke di là e si sta rabagando per quello. Vabbè ragazzi, stop un attimo il video e ci sentiamo già 5 secondi che lo ricostruisco in un altro mondo. A dopo, scusate. Ok ragazzi, scusatemi ma non funziona e ve lo farò vedere così mentre lagga, non so perché il mio computer non vuole funzionare. Scusate se lagga a dir poco tanto, però alla fine, dopo aver chiuso tutto il pannello qua sopra, collegata la Wattbox con un cavo, quello che volete, non so se avete visto il tutorial che ho fatto dell'energia. Comunque andate a vedere quello e vi spiegherà tutto. L'ho fatto pochi giorni fa, quindi lo trovate subito. E niente, una volta collegato, farà energia. Dopo che avrete i trasformatori, vabbè, questo è niente che lo spiego. Andate a vedere il mio tutorial dell'energia. Niente.